Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 11 del mago italiano di Pokémon Platino. Siamo nel percorso 111 che si trova a ovest, più che altro a sinistra di Memoride. Dobbiamo dirigerci fino al lago Arguzia, praticamente dobbiamo arrivare fino a Neveboli. Quindi, più che altro adesso dovremo superare il Monte Corona. Come ho detto, per arrivarci dovremo passare dalla parte di Memoride. Ok, utilizziamo Scacciabruma per adesso, perché siamo in un punto dove non vedremo assolutamente niente. Allora, quel che vi consiglio è di avere dei repellenti e utilizzateli ovviamente perché altrimenti i Pokémon selvatici capiteranno sempre e comunque. Siamo inoltre arrivati al percorso 216, un percorso dove ci si incontrano moltissimi allenatori. Ovviamente ci rimane soltanto da sfidarli, così almeno potremo completare il Pokédex più facilmente. Inoltre, quel che ho da dirvi è che questo percorso pieno di allenatori è utilissimo per allenare la propria squadra, in quanto ci sono dei Pokémon molto forti che possono aiutarvi a salire di un bel po' di livelli. Ok, andiamo avanti. Dunque, cos'altro c'è da fare qua? Ah, giusto. Entrando in questa casa potrete ricaricare la vostra squadra semplicemente andando a dormire dentro questo letto. E una volta che vi siete riposati, potrete continuare tranquillamente la vostra strada. Sì, dovete ovviamente sfidare degli allenatori, ma non importa, io li sfido lo stesso, così almeno oltre allenarmi, come vi ripeto ogni volta, completo il Pokédex. Ora, proseguiamo per la nostra strada. Attenti perché qui la bufera di neve comincerà a diventare un po' complicata. Quando all'improvviso arriverà, mi sembra Marzia, sì, o Armor. Non è per caso che sta andando a Nevepoli, ci sto andando anche io, usando la mossa volo ci potrei arrivare all'istante, ma cammino per allenarmi. Non è certo un problema, sono abituata al freddo perché giro scalza e con vestiti leggeri. Ecciù, oh, non è niente, davvero. Non ho per niente freddo, adesso devo andare, mi raccomando, sii prudente. Cosa ci andrà mai a fare, Marzia? A Nevepoli poi. Vabbè, non importa. Andiamo comunque avanti. Questo freddo non è niente a confronto con il fuoco che mi brucia dentro. Vabbè. Ok, questo qua sicuramente era un piromane. Ma fatti suoi. Cos'è che troviamo qua? Un coccio blu. Un inutilissimo coccio blu. Ma chi se ne frega? Vabbè, adesso dobbiamo girare in questo punto qui e continuare ad andare avanti. Possiamo vedere che la strada comincia a diventare sempre più lenta, lenta, lenta e complicata. Ah, che porpora di scatole. Forse è velocizzata un po'. Trovo anche un ferro. Trovo un pezzo di ferro, mi raccomando, giraci quando c'è un bel temporale, tienilo in mano, mi raccomando, e corri nudo nei prati. Vabbè, poi invece troviamo la MT7 grandine, inutile. Comunque, nelle note non capisco perché viene fuori scritto che c'è la grandine quando in realtà c'è la neve, ma non importa. Ora, abbiamo trovato anche la MN8 scala roccia, quindi possiamo andare avanti per la nostra strada facendoci i fatti nostri. Ma sicuramente quello lì ci sfiderà in qualche modo perché soltanto lui ci riesce, ma non importa. Vedete? 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 È un figo, è un figo. Dunque, ci manca ancora poco per arrivare nella prossima città che è Nevepoli. Ve l'avevo già detto, dovremo soltanto sfidare ancora degli allenatori e poi siamo quasi arrivati. E vabbè, ci tocca farlo, dai. Ok, andiamo avanti. Ora questa parte è più semplice perché non c'è la neve che ci blocca, anzi stavo parlando troppo presto. Ok, arrivati a questo punto noteremo Rolando. E Armor, finalmente sei qui, per intesa, sei una lumaca. Vedi come sono grumose le rocce qui, non potrei scalarle finché non avrei ottenuto la medaglia di Nevepoli. Ogni modo io me ne vado, Team Galassia, sto arrivando. Guardate il nostro. Aspettate. Questo compagno è andato a sconfiggere il Team Galassia. Buon per lui. Poi invece c'è la chitarra che mi sta cadendo, un attimino, Cristo. Eccomi. Allora, quel che mi rimane da fare è continuare pian piano la mia strada per arrivare alla prossima città. E va, che cazzo, dai, su. Basta con sta neve. Ma leggermente rotto le balle. Ok. Entriamo nel centro Pokémon.
E ricarichiamo la squadra. Uce Marzia. È arrivata anche lei fin qua. Dunque, quel che ci ha detto Rolando è che dobbiamo avere la medaglia di questa città, quindi la prossima cosa che faremo è andare a sconfiggere il capo palestra. Brrr, oh ciao Armor, sei qui per sfidare il capo palestra, spero di vedere Bianca presto. Ma prima devo riscaldarmi per bene, sappi che Bianca usa fuoco tipo ghiaccio. La miro davvero tanto, è così colta. Voleva allenarsi con me, per imparare qualcosa sui Pokémon tipo lotta. Sai, Pokémon ghiaccio e quelli lotta sono come cane e gatto. Comunque, andiamo a sconfiggere la capo palestra. Sì! Oh, comunque, questa palestra è leggermente più complicata perché per superarla dovremo risolvere una specie di piccolo rebus, in quanto questa palestra, come avete potuto notare, presenta delle piccole pale di neve, beh, piccole per noi, ma queste pale di neve praticamente sono messe apposta e per toglierle dovremmo andarci incontro in quel modo che avete visto, soltanto che bisogna riuscire a distruggere tutte e dopodiché potrete passare avanti. Solo che la cosa non viene così semplice, in quanto bisogna sapere che strada dover fare per poter proseguire avanti. Allora, distruggiamo questa. Ok, devo distruggere quest'altra. E ancora quell'altra lì. Quella lì però non ho in mente come fare. Eh già. No, 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 non ce l'ho in mente proprio. Lo rifacendo così. No, ci deve essere un'altra strada per poter distruggere quella palla di neve. Vabbè, la scopriremo, no? La calma è la virtù dei forti. Almeno sono quelle stronzate che ti dicono. Forse credo di aver capito. Credo di non aver capito. Perché? All'ultimo non riesco a fare le cose. E dire che nel gioco ce l'ho fatta, bene. Boh, basta lamentarsi. Ok, mettiamo Infernal primo per adesso. E andiamo avanti. Vuoi sfidare Bianca? Perfetto, stavo aspettando un allenatore abile, ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Pokémon moda amore. È tutta questione di concentrazione. Ti mostrerò cosa intendo, preparati a perdere. Sfidiamo anche la settima capopalestra, sì. Il mio Pokémon che manda è Sneasel a livello 40, quindi utilizzo pugno rapido, super efficace e in un colpo è KO. La prossima scelta sarà Piloswine, quindi mandonatemi in campo I can change. Alias Liafon, perché mi pare che Piloswine sia di tipo roccia che di tipo acqua, quindi fogli lama gli fa qualcosa di danno. Sì. Ma Slabina mi mette KO, quindi mando un attimo in campo Golduck e utilizzo la mossa Surf. La mossa Surf è super efficace e Piloswine può dirmi ciao 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 ciao. La prossima scelta sarà Bomasno, quindi io faccio una stupidata, mando in campo Staraptor, ma credo che mi verrà sconfitto in 4-4-8. Spero di no. Vedremo. Utilizzo quindi Aerossalto, super efficace, e vabbè, un po' di vita gliel'ho tolta. Comunque utilizzo ancora una volta Aerossalto per vedere. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì. Ok, abbiamo sconfitto anche a Bomasno. Perfetto. Ora, la prossima scelta sarà Froslass, quindi mando in campo, cambio Pokémon, mando in campo Infernape. Con Infernape utilizzerò Ruotafuoco, ma lui utilizza doppio team, mi sembra giusto. Fatto sta che Ruotafuoco effetto, non l'ho sconfitto per molto poco. Mi pare però che se questo turno riesco ad attaccare, riesco a mettere in campo anche l'ultimo Pokémon. Froslass utilizza Psichico, io Ruotafuoco e sì, Froslass viene messo KO. Abbiamo sconfitto anche Bianca, la penultima capopalestra. Accipicchia se sei forte, hai tutto il mio rispetto, con la tua concentrazione ci hai proprio sorpreso. Ah, dimenticavo, devo darti questo. Otteniamo la medaglia ghiacciolo. Perfetto, abbiamo ottenuto un'altra medaglia. Possiamo utilizzare la mossa scala roccia. Inoltre otteniamo l'MT72, che è la mossa slavina.
Bene, vi ricordate dove era Rolando? Sì? Bene, dirigiamoci un attimo là. Eccoci qua. Quel che dobbiamo fare è soltanto utilizzare la mossa scala roccia, in questo punto qua, e salire e vedere cosa si trova in questo punto qua. Si trova Rolando con Giovia. Non te la caverai così, Team Galassia. Come già finito, la tua squadra di Pokémon non è male, ma tu non vali una cicca. Credi di poter salvare Pokémon del lago e diventare campione di Pokémon? Sì, continua a sognare, Poppante, ma fa freddo qui, torniamo alla sede di Rupepoli. Ci conosciamo, vero? Devopoli, se non sbaglio. Ascolta, il Team Galassia ha in cantiere qualcosa di enorme per il bene di tutti, per questo dovresti cercare di non metterti in mezzo. Non venire a pennucolare per i poveri Pokémon stupidaggi del genere, non venire a perdere il tuo tempo alla sede di Rupepoli, basta, è ora di andare. Praticamente il gioco ci ha dato qualche messaggio subliminale, noi dobbiamo andare alla sede di Rupepoli. Ma non in questa parte, bensì nella prossima, perché ragazzi, questa parte della mia guida di Pokémon italiano di Pokémon Platino è finita. Spero che sia piaciuta, votate, commentate, iscrivetevi e attendete nuove parti. Ciao ragazzi, un saluto da PolygonZZ4.